Sonic the Hedgehog, il porcospino blu veloce, sgargiante e che soprattutto negli ultimi anni sta avendo un bel successo. È tornato con grande prepotenza nei film. Certo, dimentichiamoci di quell'abominio che sarebbe potuto uscire, ma poi fortunatamente la gente si è ribellata, ha detto no, io non ci sto a questo schifo, cambiatelo o non avrete il mio biglietto al cinema. E alla fine Sega, Paramount, insomma, sono riusciti a cambiare il design di Sonic ed ecco quindi questo simpatico, colorato e delle giuste proporzioni Sonic the Hedgehog, che nella trasposizione cinematografica, ragazzi, bellissimo, il primo film è molto bello, il secondo molto più legato ai videogiochi e che ho visto tra l'altro proprio di recente, quindi sono proprio gasato insomma da questa onda di popolarità che sta riacquisendo insomma una mascotte, un personaggio che comunque nella mia infanzia mi ha sempre accompagnato, sempre giocato ai giochi di Sonic, insomma sì, ho giocato molto ai titoli di Sonic, anche più volte in certi casi, e mi sono sempre piaciuti tantissimo, vuoi per i colori sgargianti, vuoi anche un po' per il carattere stesso di Sonic, un po' strafottente in certi casi, ma mai troppo, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Vabbè, a parte queste grandi menate incredibili, la cosa importante è che i giochi mi piacevano. Certo, non tutti. Perché insomma, purtroppo c'è un problema con Sonic, che più si va avanti nel tempo, quindi raggiungendo la data attuale, più i giochi iniziano a calare di qualità. E già, perché ricordiamoci, o anzi vi voglio far vedere, Sonic the Hedgehog, un gioco uscito nel 2006 che quindi per gli intenditori, per chiamarlo prima, si fa Sonic 2006. Perché? Perché è un gioco che è meglio che dimentichiamo, un titolo aberrante, un titolo dove... Come si fa? È brutto, non si salva niente. Niente, hanno cercato di sticconare Sonic in un ambiente realistico e boh, Sonic si bacia pure una, cioè... È difficile, non ce la faccio, però sappiate che non è un bel gioco, punto. Sappiate, datelo per assodato, punto. Differentemente poi abbiamo avuto dei bei capitoli come Sonic Unleashed o Sonic Colors e, per non parlare, di Sonic Generation, che da molti è un po' l'ultimo grande titolo della serie 3D prima... Io guardo in basso, perché sotto di me... C'è un baratro di cacca, di profondità, c'è l'upside down, c'è il sottosopra di Stranger Things, perché adesso entriamo prepotentemente nell'epoca dei giochi brutti. Sonic Lost World, ad esempio, è uno degli ultimi usciti che in realtà non è proprio bruttissimo, però, cioè, lo accetti, fai... Però dici, vabbè, si poteva fare di più. E poi arriviamo a Sonic Forces, titolo che quando venne annunciato, è che un'ambientazione più seriosa, Sonic che finalmente perde, perché era questo un po' il pretesto della storia, e poi ci siamo ritrovati con un gioco che, se proprio ti impegni, arrivi a 3 ore complessive. I livelli che durano mezzo secondo, brutti e senza un perché, tutto troppo veloce, tutto senza senso, e la storia che non è raccontata con delle cutscene, con dei momenti di gioco, ma è raccontata con dei maledettissimi dialoghi di testo, con questi blocchi incredibili di lore che ti arrivano tu di fare pa così, e questo è Sonic Forces, titolo che poteva anche lì essere di più e purtroppo relegato a, secondo me, il punto più basso per il momento, più di Sonic 2006. Ma lo sapete qual è la legge di Murphy? No? È che se qualcosa va male, può andare peggio! Ed è lo stesso concetto con Sonic Frontiers! Perché non è possibile, non ce la faccio, com'è possibile Sega, com'è possibile Sonic Team, che facciamo uno schifo dopo l'altro? Com'è possibile? Me lo dovete spiegare, io esigo una spiegazione. Eh già, perché Sonic Frontiers, titolo annunciato l'anno scorso e che è confermata l'uscita per le Holidays 2022, diciamo che non è proprio un titolo promettente. Vi spiego, IGN, famosa testata internazionale, ha ricevuto la possibilità di mostrare in anteprima i contenuti di questo gioco. Ecco,
modo, tipologia di video, tipologia di gameplay, contenuti, mai furono più sbagliati nella faccia dell'umanità. Abbiamo praticamente modo di vedere che il mondo di gioco è pressoché vuoto. C'è un pop-in degli elementi in gioco che è terrificante, del tipo che voi siete a mezzo centimetro dalla piattaforma e la piattaforma vi compare così davanti agli occhi. È terrificante, terrificante. Per non parlare poi del fatto che non ci sono animazioni, c'è proprio zero animazioni. Sonic a un certo punto salta in aria e la gamba gli rimane bloccata così, cioè gli è venuto un crampo ogni volta. Io non capisco, non capisco. E vi dico, rimango amareggiato perché fino adesso almeno una delle cose su cui veramente si poteva sbagliare poco era proprio la sensazione di fluidità, di velocità che Sonic aveva. Certo, erano giochi diversi perché ovviamente erano su livelli, qui abbiamo un open world che però, santo cielo, a maggior ragione che c'è molto più spazio per correre, il team di sviluppo si sarebbe proprio potuto divertire mettendo 800.000 strutture, cascate, templi nascosti, insomma, riecheggiando anche un po' tutti gli stilemi classici di Sonic mescolati in un grande open world, sarebbe stato il gioco perfetto. E invece che cosa mi devo vedere? Ste rampe metalliche in cielo che non hanno sono brutte. Ma brutte, brutte, brutte. Brutte. Cioè, veramente, anche il non fan di Sonic, anche te magari che non te ne frega assolutamente niente, stai vedendo questo video solo perché mi segui, mi ti piacciono i miei video, grazie, ma allo stesso tempo ti potrai rendere conto che non ha senso. Cioè, vedendo queste immagini, vedendo questi video, sembra, e questo non è veramente soltanto il mio pensiero, ma quello ormai assodato di quasi tutta la community, e che sembra una demo fan-made in Unreal Engine. Sapete di quelle che tipo, che ne so, Super Mario in Unreal Engine 5, Super Mario Ray Tracing Mod, cioè queste cose così, applicatele con Sonic, stesso risultato. Com'è possibile che siamo arrivati a questo punto e per Sega, Sonic Team è tutto ok? Cioè tipo, ah sì, possiamo mostrare al pubblico, rimarranno felicissimi di questo risultato. Come? Perché? È chiaro che questo prodotto non vada posticipato, perché la gente adesso su internet sta partendo questo hashtag delay o postpone Sonic Frontiers. Ragazzi, questo gioco non va posticipato, questo gioco va rifatto da capo. Questo gioco va preso, smantellato, distrutto e rifatto da capo, perché così è inaccettabile e non lo accetto neanche con dei miglioramenti. Perché qua siamo davanti ad un gioco che solo forse concettualmente si salva, ma all'atto pratico, l'esecuzione, il modo, la tecnica è tutto sporco e sbagliato, con errori tecnici veramente di almeno due o tre generazioni fa. E io non capisco, ripeto, come siamo arrivati a questo punto. Il combattimento, tra l'altro, che sì, da una parte cerca di introdurre delle mosse in più rispetto al classico homing attack di Sonic, quindi quello che banalmente salta, vede il pallino e ci sbatte rotolando, insomma questo classico attacco che si fa sempre con il tasto azione. Qui ci sono più mosse, ma il problema è che queste mosse, oltre a essere brutte, sono noiose e soprattutto i nemici stessi fanno schifo. Ma qual è il design di questi nemici? È anonimo al 100% e sono praticamente delle pietre, cioè tu stai combattendo contro delle pietre e ci sono modi e modi per renderteli fighi i nemici, ma così che mi devo fare 5 minuti di combattimento attaccando ste palline che si muovono, prima di tutto è noioso e seconda cosa a un certo punto mi viene voglia di andarmene via. Cioè, perché devo combattere con quella cosa se poi me ne posso andare altrove? Serve, non serve? Non me l'hanno fatto capire. Ma vogliamo parlare delle boss fight? Allora, innanzitutto una cosa che mi ha dato molto fastidio e che spero in cuor mio che sia una cosa del video e non del gioco, è che la musica, oltre a essere per un funerale praticamente, non cambiava mai. Cioè non c'è un momento
che ne so, siccome un open world dove nel momento in cui inizi a combattere magari la musica è dinamica, si fa più importante e parte il combattimento. No, rimane la stessa in loop, sembra una roba da giochino indie, cioè più ci penso più mi dà un fastidio incredibile. Comunque, c'è sto colosso gigante che Sonic, per motivi a noi ignoti, deve buttare giù, perfetto. Sto colosso è anche qui anonimo, brutto, inguardabile, sembra una roba fatta così su 2 minuti, e per buttarlo giù non devi fare molto, cioè devi andare sopra e poi pi, finito. Bello, eh? Ho proprio il terrore adesso di combattere questa bestia gigante, che quando ci fu il primo trailer che si vedeva Sonic spaventato, sta roba gigante, ho detto, minchia, chissà che scontri emozionanti, che adrenalina. Ragazzi, non si salva niente, io non so come si può andare avanti così. Boh, proprio un pugno, una pugnalata al cuore. No, sono triste, niente triste. Triste, ma triste. Certo è che potete essere meno tristi se vi guardate ad esempio gli ultimi video. Qui alla mia destra trovate l'ultimo video caricato, mentre a sinistra le news del Franky News, la serie che vi viene costantemente aggiornati sulle news videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.